Signore, bentornati in un nuovo episodio di Layers of Fear. Nell'episodio precedente siamo arrivati a fare questo quadro di merda, sì? Ma lo sai che forse potrebbe essere una persona? Adesso che lo guardo meglio. Comunque, nell'episodio precedente abbiamo... ci siamo cagati addosso. Possiamo dire che ci siamo cagati addosso perché veramente sono successe tante cose inquietanti, e quello che abbiamo scoperto per certo è che c'è stato un incidente in questa casa, un incendio, dove nostra moglie purtroppo ne è stata vittima, di conseguenza ci ha chiamato l'ospedale ed è morta, penso in ospedale. E questa cosa ha causato nel nostro personaggio un trauma, il lutto non l'ha vissuto bene, di conseguenza ci ha trasformato in delle persone completamente così, con questo umore, ed essendo artisti il nostro umore lo trasmettiamo attraverso i quadri, attraverso i nostri disegni. Queste cose però sono andate semplicemente a peggiorare, diventando quasi un'ossessione per il nostro personaggio, diventando a volte pericoloso. Questa pericolosità ovviamente ha pure attirato gli assistenti sociali a intervenire, perché noi avevamo una figlia o un figlio, non mi ricordo, che ci hanno tolto, non facendo altro che ancora una volta peggiorare le nostre condizioni. Adesso andiamo avanti e vediamo che cazzo succede. Se l'episodio precedente era pauroso, questo lo sarà ancora di più, perché la prima volta, cioè la seconda volta, nell'episodio precedente abbiamo avuto un breve assaggio di una persona, ma non l'abbiamo manco vista bene. Ma qui, porca puttana, è nostra moglie. Ovviamente nella nostra testa. Ignorala. Ignorala, cosa significa? Che non devo... quindi non devo seguirla. Lei è andata di qui, io vado di qui, giusto? Io qua è già più inquietante. Qua è chiuso. C'era qualcosa? Vado dritto. Ok. Non so cosa succedeva se andavamo di lì, ma non voglio. Raga, voi non ci crederete, ma io registro con un'ansia pazzesca. Dissennato. Ho ancora mal di gola, ubriaco. Papà? Guarda come ti cambia l'ambiente. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down, and this time, let's make it perfect. Questo penso sia io che insegnavo a disegnare a mia figlia. Penso sia un ricordo così. Scusate. Mamma mia. Mamma mia, sto gioco non lo faccio. Non lo facevo così, raga. Vi giuro. Hey, what is that? Wait. Mi ero dimenticato il suo compleanno. What day is it? It's Sunday? You mean I... oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Porca puttana... Mamma mia, raga, sta diventando sempre più inquietante. È come se questo gioco fosse un viaggio verso come cazzo si dice, i nostri incubi, no? Del nostro personaggio.
Quindi dalla normalità stiamo degenerando sempre di più, andiamo sempre verso la follia più totale della nostra. Cioè, non è un ratto. Questa porta, secondo me, quando si aprirà, c'è Godzilla qua dietro, sicuro. Devo mettermi qui al centro? Qua perché cosa c'è legato? Fiocco. Oh, porca puttana, ragazzi, c'era un cazzo di bambino che bussava lì. Mamma mia, ma come cambiano le cose. Mi preoccupa sta roba. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Ma tu guarda. Ma tu guarda. Inquietantissimo. Ho dovuto togliere gran parte delle bambole dalla sua stanza. Stava iniziando a essere una cosa ridicola. Non puoi riempirla di regali ogni volta che ti senti in colpa per qualsiasi cosa tu debba sentirti in colpa. Ha bisogno di un padre, non di un'altra inutile distrazione. E questa penso era una nota di mia moglie che mi diceva ogni volta che magari io non ero presente per mio figlio. Dice, non devi fargli i regali, ha bisogno della tua presenza. Guardate qui, accendo le candele e brucia pure il disegno. Porco del Satana, bastardo. Mamma mia. Pidocchi dei topi, zone calve, sanguinose, capelli non miei. Dove sono le forbici? Mi sono rasato i capelli perché ero pazzo. Completamente pazzo. Non so quale delle due mi attira di più, guarda, penso questo. Guarda come sento il cuore che batte. Guardate che cazzo di suoni. Qui qua sto andando verso. Porco! Cosa cazzo era? Cosa cazzo era? Mi posso sbagliare, ma per quel poco che ho visto sembra essere come quello che abbiamo disegnato noi, pelle, ossa, messo così a caso. O l'abbiamo creata noi o abbiamo provato a ricucire nostra moglie, sarebbe una cosa tipo malatissima. Però questo gioco. Penso arrivi a questi livelli, questi quadri tutti che ti fissano. Parlano alle nostre spalle. Porco Dio. Mamma mia, raga, ma no, ma sto gioco veramente è fantastico, raga. Ma di che stiamo parlando, raga? Ma di che stiamo parlando? Parlano alle nostre spalle. Allora ho visto che il quadro mi osservava quando mi giravo. L'ho riguardato per più di una volta. Pensavo che potessi prenderlo per il culo, invece guarda. Mi ha preso lui per il culo. È già qua. E qua è pericolosissimo sto gioco, raga, è pericolosissimo. Un orsetto, penso ci stiamo avvicinando. Penso sia nostra figlia, bambole, orsetti. Penso sia una figlia. C'è pure i capelli di questo. O è nostra figlia o è nostra moglie, ma penso sia una bambina. Grazie.
Ogni stanza che apro ha sempre più ansia, raga. Questo gioco è pericoloso, raga, io ve lo dico. Chissà come finisce. Bamboline, ciao piccolo. 100 euro che prima o poi ti alzerai la testa. Sei messo in una posizione da fare il jumpscare mentre ti alzi lo sguardo. Tu cosa sei? Oh, mi sto cagarellando. Raga, oddio mio, con quale palle io sto giocando a questo gioco, raga, non pensavo di avere le palle così giganti. Che l'ha oltrepasso, tra l'altro. Ma secondo me l'ho... C'era... Posso giurare, raga, di aver visto una bambola correre. Mamma mia, raga. Certo che le bambole sembrano una cazzata, ma si sa che sono... Ok, qua penso io non debba sbagliare, seguire la bambola. No, non devo seguire. Si ricollega al fatto che diceva ignorala. Ah, corpo! Ah, non posso dirlo che mi fa male la gola. Quindi devo andare da questo lato? No, devo sempre andare dritto, ok? Ok. Ti ho visto. Mi guardi tu? Che brutto. Qua penso non ci siano dubbi. Devo andare. Mamma mia, raga. Oddio mio. Non so cosa dirvi, raga. Cos'è? Cosa mi sta facendo aprire? Sono a terra. Ok, siamo come svenute, quindi. Svenuti un cazzo. C'è qualcosa da prendere quando è così. This crap. Cazzo, questo schifo. Oh, I'm sorry, princess. No, don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Ok, piccolo incidente, abbiamo rotto il giocattolo di nostra figlia. Però da come parliamo con nostra figlia eravamo comunque gentili. Lei lo è un po' meno con noi. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But
We both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Wow, raga. Mamma mia, ma dove stracazzo sono? Pazzesco. Non ho veramente parole. Un horror continuo, pieno di robe che accadono. Oh, questa porta è strana. Cagnolino. Qua sembra tutto molto più tranquillo. E questo pensa che era la stanza di nostra figlia. Oh, delle chiavi. Non è una chiave, è una chiave. Cioè sì, è una chiave, ma per caricare tipo un carillon, qualcosa. Eccolo. Tipo sta roba qui. Sai che ora degenera tutto. Oddio. Cosa sta succedendo? Ma no, guarda che va a comprare la bambina a letto. Oddio. Oddio. È qui, raga, preparatevi. Solo io ho visto una bambola dalle testate. Non girare così. Il letto è sempre più lontano. Silenzio, bambino, è notte fonda. Oh, cazzo. Le stelle si spengono, il buio è un'onda. Mamma veniva per la ninna nanna. Ora è scomparsa, chissà dov'è mamma. Oddio. Minchia raga, ma io dico una roba, ma sto gioco qua da quale idea nasce? C'è pure Layers of Fear 2, ma io lo prendo, raga. È proprio bello. Certo, è tutto molto misterioso. È pieno di frasi ad effetto, cose, perché parliamo di un artista, però la fine, la faccenda è molto chiara. È tutta una cosa nostra psicologica. Il senso di colpa di un padre, di aver perso la moglie, di aver trascurato la figlia. E forse il fatto che sentiamo dei neonati potrebbe significare che nostra moglie magari era incinta, magari aspettava un altro bambino. Pennello speciale, sono dei capelli. Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Io come pennello usavo i capelli. Qua ci sarà ora la tela. Ok. Vado di qui. Ok. Diciamo che la nostra safe room sembra meno safe. Siamo di sì. Adesso è pieno di bambole. Vediamo cosa sta diventando. È
Eh sì, è una persona. È palesemente una persona adesso, dai. Mezza squarciata. Però è una persona. Signori, è arrivato il momento quindi di salutarci per noi con questo quadro bellissimo di questa fantastica donna. Bellissimissima. Guarda, guarda, mi giro dall'altra parte che è sicuramente più godibile. E quindi fatemi sapere, raga, cosa ne pensate, se vi sta piacendo il gioco, qualche critica costruttiva anche per migliorare il canale, se secondo voi c'è qualcosa che va cambiato. E andate, è andata una merda, direi. E voi di niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio con Layers of Fear, un salutone, ciao belle mie, alla prossima.